Buonasera a tutti e bentornati a questo appuntamento, l'ennesimo appuntamento di geopolitica organizzato da Sottosopra e da Osservatorio Globalizzazione. Questa sera si parla di Russia, io sono Fulvio Scaglione, ma soprattutto avremo a parlare di Russia due ospiti che hanno molte cose, secondo me, interessanti da dire. Intanto Marco Bordoni, che è qui già in linea, che è il creatore e l'animatore del canale Telegram La Mia Russia, oltre Ciao. che essere appunto un conoscitore della Russia. Ciao Marco. Ciao Fulvio, ciao a tutti gli ascoltatori. E poi avremo tra breve anche Luigi De Biase, che è un giornalista della TV, della carta stampata, dei siti, eccetera, eccetera, e anche lui profondo conoscitore della Russia. Tra noi, organizzando questo appuntamento, abbiamo fatto una piccola premessa, e cioè che noi vorremmo questa sera parlare della Russia, sfuggendo alla gabbia, tematica del rapporto tra la Russia e l'Europa, la Russia e l'Occidente, la Russia e noi, che in definitiva, soprattutto, sui media italiani, diventa una maniera per parlare di noi e per non parlare assolutamente della Russia. Quindi ci concentreremo sulla Russia, sui suoi problemi, sulle sue prospettive, sui suoi desideri e sulle sue limitazioni. Il titolo che abbiamo dato a questa serata è Russia all'inverno del loro scontento. E quindi chiederei proprio a Marco, inizierei questa conversazione con Marco, chiedendogli: c'è un inverno dello scontento in Russia in questo momento? Ci sono, come dire, delle insoddisfazioni latenti e forse nemmeno troppo latenti? C'è una stanchezza del putinismo, sia come sistema di potere, sia come impostazione culturale? Ecco, partirei da qua e intanto ti butto questa palla, questa provocazione. Beh, dunque, il fatto che ci sia una stanchezza, una irritazione, una, diciamo, dei problemi, diciamo, non è che lo diciamo noi in quanto fautori dell'Occidente, ma lo ha detto lo stesso Putin quanto qualche giorno fa, facendo il punto con i presidenti dei gruppi parlamentari della Duma, ha parlato del caso di Navalny e ha detto sì, si approfittano del fatto che la gente è stanca, la gente è irritata, la gente non ha soldi, i salari sono bassi e quindi in questo momento in cui in tutto il mondo c'è il Covid, anche da noi c'è stato il Covid e ne stiamo pagando le conseguenze, in questo momento cercano di attaccarci per questo motivo. Ecco, diciamo, quindi non è che noi ci inventiamo qualcosa se diciamo che un qualche motivo di preoccupazione, di affanno c'è, è riconosciuto. Ecco, bisogna poi vedere, diciamo, cercando di scremare la crisi Covid da questa situazione, bisogna vedere cosa di questa stanchezza attribuire alla contingenza e che cosa invece attribuire alla struttura. Se posso fare un'analisi, direi che evidentemente qualche problema c'era già prima, perché il cambio che c'è stato al governo, quello radicale, dopo tanti anni, la svolta che era stata impressa con la nomina di Mishustin a primo ministro, la riforma costituzionale che è stata fatta, cioè sono tutta una serie di provvedimenti che sono stati presi dopo un lungo periodo di crescita bassa o di decrescita, che ha cercato, durante il quale la Russia ha cercato da un lato di rispondere ai provvedimenti sanzionatori occidentali, dall'altro di dare un senso al proprio sviluppo dopo aver rimesso in piedi la base del paese nel primo decennio, no, di questo secolo. Ecco, diciamo, l'affanno nell'individuazione di una traiettoria successiva, di cosa fare dopo, sia sotto il livello istituzionale, sia sotto il profilo istituzionale e diciamo dell'individuazione del vertice della dorsale di potere, no? Si
sia sotto il profilo economico, per cercare di dare al paese un'impostazione diversa. Ora, diversa in che senso? In questa incertezza si annida tutto il problema del paese. Io credo un'analisi che è risuonata in maniera praticamente unanime sui nostri media, sui media occidentali, siccome il cambiamento di governo a cui tu facevi cenno, che è stato in effetti molto radicale, e anche radicale nell'impostazione, cioè se non vado errato, a ministri che erano stati anche abili a gestire la severità fiscale, l'austerità e anche l'autarchia, in un certo senso, sono subentrati dei tecnocrati che invece erano chiamati a fare una politica espansiva, no? Anche i famosi progetti con enormi investimenti che poi si sono fermati, progetti nazionali, eccetera, eccetera. Ecco, contemporaneamente a questo cambiamento radicale c'è stata quella che è stata letta come invece una un'opera di estrema conservazione, cioè la riforma costituzionale, che è stata interpretata come il desiderio di Putin di restare praticamente al potere a vita. Ora, io non sono tanto convinto di questo e chiedo a te, conferma o smentita naturalmente, io ho la sensazione che in un certo senso Putin stia lì cioè anche un po' contro la sua volontà, nel senso che questa situazione in cui, diciamo, né con te né senza di te, che si è creata in Russia relativamente a Putin, non stia bene neanche a lui, e che la crisi del Covid abbia accentuato quello che mi sembra in questo momento il sentimento in qualche modo prevalente, almeno nelle gerarchie del potere, cioè questa consapevolezza che bisogna cambiare, la non estrema chiarezza di idee, come dicevi tu, su dove e come cambiare, e soprattutto, io credo, il timore di una seconda perestroica, cioè di un cambiamento che poi ti sfugge di mano e va per conto suo in una direzione che non riesce a controllare. Vorrei ricordare che Gorbaciov, tutti se lo ricordano per la perestroica, ma nessuno si ricorda che Gorbaciov non voleva la dissoluzione dell'URSS. Quindi chiaramente Gorbaciov è uno che è stato travolto dagli eventi. E ho la sensazione che questa sorta di retropensiero, un po' da incubo, ci sia anche oggi ai vertici del potere russo. Tu che cosa ne pensi? Ma guarda, se andiamo anche indietro un po' nella storia russa, allora incontriamo Alessandro II, lo zar liberale, che apre l'università, crea il primo spiraglio, no, liberalista nella storia russa, e in questo modo si crea la manovalanza per quei movimenti tipo Narodnaya Volia, eccetera, che alla fine lo fanno secco. Nicola II, che con Stalin avvia la modernizzazione del paese, fa la riforma agraria, e quindi le masse contadine arrivano nelle città a lavorare nelle fabbriche, e poi gli fanno la rivoluzione d'ottobre. Tu stesso hai citato la perestroica, direi che insomma qualche motivo di avere delle esitazioni nel mollare un attimo il freno Putin può avercelo, insomma. Ecco, io trovo che la riforma costituzionale sia un contrappeso rispetto al tentativo di modernizzare la società, nel senso, da un lato io mando avanti questi tecnocrati che teoricamente senza liberalizzare troppo, no? Ma semplicemente con la modernizzazione, la digitalizzazione, queste parole d'ordine, i grandi progetti nazionali, no? Cioè, sono un po' parole d'ordine che rievocano a altre fasi, no? Quindi, diciamo, da un lato mando avanti questi che cercano di modernizzare il paese, dall'altro però prendo la struttura dello Stato, ci metto un bel po' di cemento ideologico intorno, sto ben attento a non andare contro quelli che a questo punto sono le basi del mio consenso, ovvero sostanzialmente gli impiegati dei conglomerati statali, i pensionati,
diciamo i soggetti meno forse anche economicamente spendibili come dinamici, ecco. E quindi diciamo questo da un lato, dall'altro ci metto anche un bel po' di ideologia nell'apparato dello Stato per cercare comunque di mantenere tutto ben cementato, no? Cioè per fare in modo che poi questo vino dentro, anche se fermenta, non mi fa scoppiare la botte, ecco. E poi c'è questo fatto della sua possibilità di ricandidarsi dopo il 2024, che secondo me, anche secondo me, ma secondo molti analisti, è un, come dire, un freno di emergenza, non saprei come dire, nel senso che la sua portata politica, il suo respiro politico, secondo me è un respiro politico che arriva al 2024. Oltre il 2024 diventa veramente inquietante, nel senso che diventa una specie di Lukashenko, nel senso è veramente difficile che lui decida di restare oltre il 2024 se non ce n'è un assoluto, non ritiene ce ne sia un assoluto e disperato bisogno. Diciamo, se questa Costituzione crea una specie di macchina con l'airbag, il freno assistito e il doppio comando, diciamo così, una cosa è se questa macchina serve per fare provare un giovane, un neopatentato, accanto al quale tu puoi restare magari per vedere se riesce a non schiantarsi contro il muro alla prima curva, e una cosa è se invece questa macchina serve non al neopatentato, ma serve al guidatore esperto, perché allora devo pensare che questo guidatore esperto abbia qualche problema, stia incontrando qualche problema, insomma. Quindi vedo adesso che è arrivato Luigi. Sì. Ciao Luigi, buongiorno, benvenuto. Siete in ritardo, c'è sempre poco. No, scusa tu se ti abbiamo, come dire, siamo qua, distolto anche da... dal tuo lavoro. Stavamo parlando, brevissimo aggiornamento per Luigi, di questa che secondo noi è una certa quale è un momento di stanchezza del putinismo, un momento di insoddisfazione sociale ben oltre e ben più profondo, diciamo così, del caso Navalny, che in Occidente viene letto come l'epitome di tutte, la madre di tutte le battaglie, diciamo così, per recuperare. E ci parlava appunto della riforma costituzionale, Marco diceva questa riforma ha un orizzonte ragionevole fino al 2024, cioè la scadenza del mandato di Putin, oltre sarebbe una cosa abbastanza assurda e inconcepibile, e sarebbe, se non interpreto male quello che mi sembrava il ragionamento di Marco, il segnale che allora c'è veramente un problemone, un problema grosso. Ecco, tu come la vedi? Leggevo ieri una ricerca, un sondaggio, secondo il quale circa il 30%, un terzo insomma, dei cittadini russi è insoddisfatto della situazione nel paese, ed è una percentuale significativa, ancorché ridotta rispetto a molti paesi europei. Navalny naturalmente si inserisce in questo contesto. Non è Navalny la causa, ma è un po' l'effetto, è il termometro, è lo strumento che serve per misurare il malcontento. E indubbiamente, insomma, situazione anche esacerbata dalla pandemia, come altrove, però questo malcontento è evidente, e poi si basa su due direttrici, che sono una fondamentalmente locale ed una di carattere invece federale, nazionale. Questo distinguo in Russia va fatto, perché un conto è la situazione, soprattutto in certe repubbliche, che sono anche consistenti da un punto di vista numerico, un conto è la percezione del locale, un conto è poi quella della dimensione federale. Ecco, come giudichi tu certe manifestazioni appunto di scontento locale? Abbiamo Khabarovsk, tanto per dire, no? Per fare forse l'esempio. Proprio quello. No, le manifestazioni ci sono da tanto tempo in Russia, voglio dire,
partiamo dal 2011-2012 con quella grande ondata di malcontento che poi aveva caratterizzato anche l'inizio di una stagione che non è affatto terminata e che produrrà dei risultati per anni. Mosca, quelle manifestazioni erano partite per una serie di irregolarità nelle elezioni locali e la maggior parte delle manifestazioni in Russia prende il via, prende l'avvento da malcontento locale, da questioni locali. La questione di Yekaterinburg con il terreno che la città voleva assegnare alla Chiesa ortodossa per costruire una nuova basilica e che si è trasformato poi in un motivo di scontro con la società. È una cosa che non va sottovalutata. Io ricordo il corrispondente della Pravda che sul posto disse: non mi sarei mai aspettato di trovare i sintomi, i segni di Maidan in questa città comunque borghese della Russia centrale. E la questione che dicevi di Khabarovsk, dell'amministratore locale, del sindaco, del governatore che è stato rimosso, e questo atto da parte del potere centrale ha suscitato una fortissima reazione a livello locale. A San Pietroburgo c'erano state delle altre manifestazioni di protesta locali quando la città ha deciso, insomma, era lì per riassegnare Sant'Isacco alla Chiesa ortodossa e quindi restituire, oggi Sant'Isacco è un museo sostanzialmente, e anche lì c'erano state delle fortissime proteste, quindi c'è sempre una dimensione locale, da questa dimensione locale poi si scaturisce quasi sempre e anche direi quasi inevitabilmente a livello superiore che quello federale, però la dimensione locale è molto importante nelle proteste in Russia. Non, generalmente si dice sempre proteste anti-Putin, no, l'inizio è sempre legato a qualcosa di locale, a qualcosa di estremamente locale. Uh-huh. Questo non ci dice anche, siccome uno dei grandi risultati almeno del primo decennio putiniano è stato proprio quello di rinforzare la verticale del potere, no? Dal centro alle periferie, di ricompattare in senso centralistico lo Stato e il suo funzionamento, questo proprio questo che si moltiplichino e si allarghino come dimensioni le manifestazioni di protesta a livello locale, non è il segno, secondo te, anche di un po' di un indebolimento di quella che era stata quell'opera putiniana o di stanchezza, diciamo? Diciamo che indubbiamente esistono delle soluzioni al malcontento, poi queste soluzioni difficilmente sono definitive, ovvero tutte comportano qualche problema. La soluzione putiniana, che era adatta a quel periodo lì di tempo in cui bisognava ristabilire veramente l'ordine nelle città russe, perché a Mosca, adesso non mi ricordo quanti omicidi c'erano ogni settimana, però era una roba veramente da paese, insomma, veramente significativa. E quindi quella era una soluzione che andava bene per un determinato periodo, poi non è detto che però di fronte a mutate condizioni, perché le condizioni sociali, economiche sono mutate in Russia da allora, non è detto che la ricetta sia più buona, sia più valida. Adesso leggevo sempre ieri che comunque c'è stato per 6 anni consecutivi in Russia, adesso c'è un indebolimento del salario, del potere salariale, questo è un dato significativo. È chiaro che in una situazione di verticale del potere, come dicevi tu, automaticamente anche non solo il potere, ma anche le recriminazioni seguono una verticale. Poi risalgono. Sì. Marco, noi si diceva come premessa, diciamo, di questa trasmissione, che in qualche modo siamo abituati a considerare che tutte le soluzioni ai problemi della Russia stiano nel rapporto con l'Occidente, no? Ma la Russia ha cercato negli ultimi anni delle alternative, o le ha cercate o è stata costretta a cercarle, adesso poi questo è ancora un altro discorso, ma ecco, secondo te queste alternative al rapporto con l'Occidente, abbiamo visto Lavrov poco tempo fa dire: boh, se l'Europa vuole interrompere i rapporti, chi se ne frega, sostanzialmente. Ecco, queste alternative, uno, esistono; due, quali sono; tre, quali conseguenze, quali rilievi possono avere? Allora, diciamo così, che le alternative all'Occidente la Russia le cerca non da oggi, cioè già nella storia del pensiero russo c'è, diciamo, sin da quando i russi iniziano a ragionare un po' su se stessi, ovvero da Pietro il Grande essenzialmente, cioè nella storia del pensiero russo c'è non solo uno
schieramento di quelli che vogliono fare come l'Europa e di quelli che invece pensano che il paese abbia delle peculiarità particolari e quindi che sono contro l'Europa. Ma ci sono tanti che hanno esplorato anche l'interno della Russia, quindi diciamo la sua varietà etnica che le dà delle possibilità di collegarsi con degli altri paesi, che la avvicina ad altri paesi, la sua storia che la avvicina anche all'Oriente oltre che all'Occidente, e che hanno diciamo letto la contrapposizione fra Russia e Europa nell'ottica della costruzione di un rapporto preferenziale con dei paesi asiatici. Rapporto da costruirsi non semplicemente sulla base di un rapporto bilaterale, ma anche partendo dalla riscoperta di quale parte dell'essenza russa è invece orientale. Quindi, ad esempio, ci sono tanti che hanno riflettuto sulle presenze di minoranze turche all'interno dello spazio russo, che durante il periodo zarista aveva anche una grande regione che si chiamava Turkestan, che era oggetto di una specie di colonizzazione interna, ma che comunque vede proprio all'interno della carta geografica della Federazione Russa c'è questa radiazione fossile, ad esempio, dell'espansione dei turchi, no? Quindi si trovano sotto forma di popoli fossili che vanno dall'Alto Volga fino alla Turchia attuale, fino al confine con l'Iran sostanzialmente. E la scoperta di, fino anche all'estremo oriente russo, la scoperta del proprio, ci sono stati tanti intellettuali, Danilevski, Leontiev, che si sono chiesti nei secoli, ma non è che noi siamo più simili a loro che non simili ad altri. Tutto il movimento eurasista che, diciamo, quando è fiorito prima in Europa, nell'Europa fra le due guerre, e poi dopo ripreso anche da Gumilyov subito prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica, tutto questo movimento che lì ha avuto un eco tutto sommato non particolarmente determinante, ma oggi viene ripreso, io direi che più che essere ripreso come guida, la dirigenza in primo luogo tiene un'attitudine pragmatica nei confronti della politica estera, poi la giustifica con il recupero di questo tipo di orientamenti intellettuali, no? E sostanzialmente l'idea di una diversità della Russia che la possa accomunare, possa farle scoprire di avere qualcosa in comune con l'Asia, è una coscienza che poi si riflette anche nei sondaggi, nella misura in cui poi se vai a chiedere ai russi cosa ne pensano dei cinesi, loro spesso lo citano come la potenza più amichevole nei confronti della Russia, pur essendoci all'interno del corpo russo comunque tutta una serie di riserve mentali che ben conosciamo. E quindi, diciamo, nel momento in cui la Russia va a costruire una serie di rapporti con questi soggetti, noi dal nostro punto di vista, che siamo più abituati a catalogare le persone come amici o nemici e basta, non riusciamo a cogliere il fatto che anche lì dove ci sono delle divergenze, ci sono anche delle difficoltà di comprendersi, di parlarsi. Parlo, me ne menziono uno fra molti, la Russia e la Turchia di Erdogan essenzialmente. Anche lì questo non esclude necessariamente per questo tipo di approccio culturale la possibilità di parlarci e di metabolizzare i disaccordi, di valorizzare invece le aree di possibile accordo, di cercare di farle crescere e di cercare di fare un, diciamo, discorso più vasto poi cerco di stringere anche, ma diciamo che ha la propria somma nel discorso del rapporto con la Cina, nel senso che il rapporto con la Cina è il rapporto più sulla carta pregiudicato dal punto di vista storico, perché i cinesi si sentono vittime di una serie di spoliazioni, di trattati ineguali fatti nell'Ottocento, perché i russi hanno il complesso dell'invasione cinese di cui si parla da 40 anni, e poi sarebbe anche poi il caso a un certo punto di fare anche il punto della situazione, perché sono, secondo gli ultimi censimenti, poi nell'estremo oriente russo i cinesi sono 400.000, che erano grosso modo quelli che erano 30 anni fa,
quindi insomma questa invasione poi non è che si vede tanto, però a prescindere da tutto questo, nonostante queste reciproche incomprensioni, nonostante gli squilibri economici, perché 25 anni fa l'economia russa era aveva delle dimensioni più grandi di quella cinese, adesso è 8 volte più piccola, quindi diciamo anche il tipo di rapporto commerciale che hanno i due paesi, uno ormai fornisce dei prodotti ad alto gradiente tecnologico, l'altro fornisce materie prime, quindi è un rapporto sbilanciato. Però la capacità che hanno i due paesi di valorizzare prima di tutto la comune, diciamo il nemico comune, e poi anche di mettere a frutto le loro notevoli capacità di integrazione, anzi direi quasi di rendere la loro diversità uno strumento per completarsi reciprocamente, secondo me noi tendiamo molto a sottostimarlo a questo aspetto, e invece dovrebbe essere apprezzato in una maniera molto più decisiva, perché questi sono anni decisivi, perché si stanno prendendo, poco prima di iniziare a parlare ho visto che Russia e Cina hanno deciso di andare insieme sulla Luna. Si stanno prendendo delle decisioni che poi costituiranno un macigno pesante con cui fare i conti nei prossimi decenni. Volevo chiedere, a parte questa cosa della Luna, perché ci vuole andare anche la Turchia, quindi alla fine ci sarà una specie di pianeta alternativo, no? Costruito lassù, ma tornando a questa duplice natura della Russia, di cui si discute da secoli, no? Proiezione asiatica o proiezione europea. Volevo chiedere a Luigi De Biase se questo si traduce anche in un dibattito interno alla società russa, se possiamo leggere, ammesso che esista questo dibattito, anche in chiave politica questo dibattito, per esempio Navalny nel discorso che ha fatto al processo ieri o l'altro ieri, non ricordo più, a un certo punto, in mezzo a citazioni di Harry Potter e cose varie, ha detto dobbiamo arrivare al fatto che se facciamo un lavoro come in un paese europeo dobbiamo essere pagati come in un paese europeo, quindi c'è quella proiezione lì, e ecco, quindi se questa duplice natura ha anche una proiezione politica in Russia, e terzo, se ammesso che ci sia la proiezione, se è una questione anche generazionale, cioè se riguarda da un lato un maggiore occidentalismo dei giovani e un minore o diciamo un maggiore eurasismo da parte invece di generazioni più agee. Beh, lì c'è un dato che secondo me ha cambiato completamente la società. La società russa sta cambiando, la società russa, come d'altronde sta cambiando le società europee, che è l'appiattimento dei social network, che sono un fattore innegabile. Oggi un ventenne di Mosca è molto più simile a un ventenne di Houston di quanto potesse essere 10, 20, 30 anni fa. Questo è innegabile, ci sono gli stessi riferimenti, ci sono gli stessi termini, lo stesso slang, lo stesso linguaggio. Nel russo ci sono oggi tante parole che sono mutuate dalla lingua, dall'inglese, proprio dallo slang americano, quindi questo è innegabile. Cioè, una distanza si è formata tra le generazioni in Russia che è enorme, ed è per questo anche che comunque inevitabilmente la politica russa cambierà nei prossimi anni, perché sta cambiando completamente la società. Questo si vede in tanti aspetti, non so, a me una delle cose che ha fatto riflettere molto è stata l'anno scorso, un paio d'anni fa, quando c'erano state delle fortissime manifestazioni a Mosca dopo l'arresto di un giornalista, tra l'altro di un quotidiano non esattamente conformato al potere, che era stato ingiustamente accusato di possesso di stupefacenti, e i tre principali quotidiani russi avevano fatto la stessa prima pagina in cui si vedevano si vedeva, insomma, ya e mi, quello che in russo sono io e noi, no? Io e noi siamo Ivan Golunov, mi pare che si chiamasse il giornalista. E questa distanza fra l'io e il noi, che è una roba storica forse in Russia, no? L'individualismo russo,
il fatto che si stia riducendo è una roba a livello culturale che è enorme, è un effetto grandioso, di un cambiamento sociale grandioso, no? Poi giustamente a questo cambiamento si possono dare delle valutazioni, si possono dare dei giudizi, però è indubbio che si stia riducendo quella distanza lì tra l'individuo e la coscienza sociale. Questa è una cosa che è fuori discussione. E quali conseguenze può avere? Adesso diciamo in concreto non so dire quali conseguenze può avere, però indubbiamente la società russa si sta avvicinando molto alla società europea, al modo di pensare nostro, e come ti dicevo, se si parla con una persona della nostra generazione, un quarantenne, un cinquantenne, è chiaro che troviamo delle differenze rispetto all'Europa, ma se invece ci mettiamo a parlare con un quindicenne, con un ventenne, quelle differenze lì si annullano rispetto ai nostri ventenni europei, sono molto più simili i ventenni russi e i ventenni europei di quanto potessimo mai esserli noi. E secondo te le autorità, chiamiamole così, un termine molto generico, ma si parlava prima con Marco, quando prima di queste ultime manifestazioni ci sono stati molti episodi di identificazione e multa ai danni di adolescenti che col telefonino una cosa invitavano ad andare alle manifestazioni, e sembra una cosa veramente molto arretrata, molto di un'altra epoca, cioè mandare la polizia contro la rete, no? Sembra una roba che non può funzionare. Ecco, che cosa ne pensi? Perché poi, tra l'altro, appunto, come tu dicevi, i russi sono un popolo molto social, ho visto delle statistiche che più di metà della popolazione usa quotidianamente la rete e i social. Ecco, come vedi questa? Sono social e non sono tra l'altro social come lo siamo noi, nel senso che loro poi hanno degli altri strumenti, hanno quello che è chiamato RUNET, un termine che è stato introdotto una ventina d'anni fa, mi sembra, un blogger a zero, almeno, non ricordo bene, quindi per descrivere tutto il mondo di internet, diciamo così, del cirillico, no? Che a noi sfugge completamente, quindi hanno i loro social network, hanno il loro mondo. Uno degli strumenti più utilizzati per esprimere poi pensiero e anche forme di dissenso per organizzare manifestazioni nel 2010-2011 erano stati proprio questa piattaforma che si chiamava Liveblog, se non erro, insomma una serie di blog che poi hanno portato tantissima popolarità anche a personaggi come Navalny. La questione della polizia contro i social, sì, effettivamente è un po' una roba da film, da retrofuturo, no? E come si può opporre una forza fisica a uno strumento immateriale, intellettuale? È un bel tema. Oddio, anche in Europa ogni tanto sentiamo cose, ci sono notizie di questo scontro fra vecchio mondo novecentesco, tra polizia novecentesca e nuovi strumenti di dissenso. Tra l'altro le autorità russe e il governo sono anche abbastanza attenti a questo aspetto, sia da un punto di vista civile, sia da un punto di vista anche militare. È stato proprio l'esercito a notare per prima la possibile influenza dei social network su disordini sociali. C'era stato un generale che aveva notato il parallelo fra le due cose, aveva detto, insomma, oggi una macchina fotografica, una telecamera è pericolosa quanto un soldato, no? Perché può produrre una serie di effetti che poi sono difficili da controllare nella società. E quello che ha appena detto il presidente ucraino Zelensky quando ha chiuso le televisioni russe, praticamente ha detto quasi esattamente sì. Queste parole. Sì, no, scusa. No, vai. No, lì tra l'altro al dato così sociale, al dato politico, si somma poi quello etnico, perché lì c'è un fondamento di etnonazionalismo nella politica ucraina che è preoccupante. Lui non ha semplicemente chiuso alcune televisioni di opposizione, perché quello sarebbe un atto politico. L'opposizione era collegata al riferimento comunque al mondo, tra virgolette, russo, quelli che vengono definiti solitamente russofili, russi.
Che però è un termine che secondo me in Ucraina non ha senso, perché sia da un punto di vista geografico sia da un punto di vista culturale è difficile trovare delle linee di demarcazione. L'unica, secondo me, linea netta di demarcazione fra Russia e Ucraina è costituita dalla Chiesa, cioè lì c'è una Chiesa ucraina che è uniate, insomma, al mondo associabile al nostro mondo cattolico, è una ortodossa, quello è il vero distinguo fra che si può trovare in Ucraina, ma tutto il resto è molto difficile trovare delle linee nette di separazione tra un mondo e l'altro. Quindi agendo sul dato fra virgolette etnico-culturale, logico che porta allo scontro su un'altra dimensione, non è semplicemente un'azione politica, non ha semplicemente colpito un oppositore come potrebbe essere in Russia Navalny, hai colpito una parte del tuo paese, ma culturale, etnica, non so, cioè in questo senso. Marco, a proposito di Ucraina, volevo tornare un po' al discorso delle proiezioni di politica estera per chiederti questo. Abbiamo parlato della Cina, eccetera, però nel cosiddetto estero vicino, che è un concetto appunto di politica estera che fu elaborato immediatamente dopo la fine dell'Unione Sovietica, proprio per significare da parte delle autorità russe quei paesi che costituivano comunque, anche nelle nuove condizioni, un interesse strategico prioritario per Mosca. Ecco, nell'estero vicino, a partire appunto dall'Ucraina, per non parlare della Bielorussia, Armenia, Azerbaigian, eccetera, eccetera, la Russia sembra avere delle difficoltà a far valere i propri interessi strategici, difficoltà crescenti. È una fase... È uno stato che sarà perenne, come la vedi tu? Cercare di determinare esattamente qual è la posizione attuale della Russia, diciamo a livello di peso specifico che ha la politica russa sui suoi vicini, è abbastanza difficile, perché la Russia attualmente è interessata da un doppio moto, cioè come linea di tendenza secolare, diciamo così, rispetto ai tempi dell'impero. La Russia sta perdendo potenza relativa nei confronti degli altri paesi del mondo. Se andiamo a vedere qual è la proporzione del prodotto interno lordo russo sul totale mondiale, questo rispetto ai secoli scorsi è notevolmente ridotto. Il fatto che abbia perso il controllo politico di queste zone, l'Asia centrale, il Caucaso e diciamo Ucraina e la Bielorussia, perché poi i paesi baltici, vale quello che diceva il Papa per la Romagna quando l'ha persa, quando mai l'abbiamo avuta, no? Quindi, praticamente diciamo che per queste aree, nei confronti delle quali soprattutto il Caucaso e l'Asia centrale, colpevolmente la Russia ha ritenuto che fossero aree non cruciali per la sua sviluppo economico, è naturale che si assista progressivamente a una perdita di influenza derivante da una minore capacità di produrre investimenti economici, derivante anche da una progressiva perdita di memoria comune e anche di una progressiva perdita dell'uso del russo come lingua franca, spontanea oppure indotta e favorita dalle autorità locali, ma comunque alla fine l'esito è sempre quello. All'interno di una parabola discendente c'è però, grazie alla indiscutibile abilità, direi, di Putin di approfittare anche delle incertezze, delle esitazioni dei suoi avversari per riuscire a utilizzare anche impegni modesti, come quello che abbiamo visto nella guerra armeno azera, no? Impegni modesti per comunque fare pendere gli equilibri a proprio vantaggio, c'è una sorta di illusione ottica o anche di realtà di ritorno di influenza. Di ritorno di influenza russa in Asia centrale, di ritorno di influenza russa nel Caucaso, eccetera. Ritorno di influenza che spesso si esprime con modalità diverse rispetto a quelle che c'erano prima, si esprime con la presenza di contingenti militari, attraverso la cooperazione energetica, la cooperazione nell'area nucleare, questi jolly che la Russia ha, no? La vendita di armi,
diciamo buoni uffici diplomatici, cooperazione energetica, cooperazione militare, e desiderio, a differenza dell'Occidente, di non intromettersi nelle scelte politiche delle elite locali, no? Quindi tutte queste leve di pressione, assieme alla perdurante influenza derivante dal fatto che comunque quella era una grande area di cultura comune, quindi le elite che adesso iniziano a essere in ricambio anche in questi paesi periferici, ma diciamo anche a causa del fatto che sono paesi eufemisticamente che possiamo definirli stabili, no? Nelle elite, sono comunque spesso ancora persone della generazione di Putin, e quindi riescono tranquillamente, Pashinyan e Aliyev, riescono tranquillamente uno a fianco all'altro, come se i propri soldati non si stessero scannando sulla linea del fronte, comparire nei talk show di prima serata russi, ciascuno esprimendo le proprie posizioni, le proprie visioni sul conflitto, insomma, parlando entrambi russo perfetto, giustamente, ma è chiaro che sul lungo termine la Russia è destinata a conoscere una flessione della propria influenza in queste zone, flessione che sarà più o meno grave nella misura in cui le elite russe riusciranno in maniera più o meno efficiente a risolvere tutti quei nodi di cui abbiamo parlato all'inizio, perché poi è chiaro che nel momento in cui ormai i salari russi sono competitivi rispetto ai salari cinesi, nel momento in cui gli ucraini che vanno a lavorare in Russia, magari anche con il visto breve di 6 mesi, possono sperare di portare a casa uno stipendio che comunque è inferiore ai loro connazionali che vanno a lavorare in Polonia, ecco, tutto questo fa sì che poi ci si può anche voler bene, si può avere anche delle lingue molto simili, un passato comune, però alla fine le ragioni del portafoglio ti portano da un'altra parte. Allora, nel momento in cui la Russia riuscirà a creare un modello di sviluppo che possa fornire un magnete culturale, un magnete economico e anche un paradigma che non deve essere necessariamente, anzi probabilmente non sarà, una copiatura della sirena occidentale, ma dovrà fornire altri tipi di attrattive, di cui gli strumenti di cui ho parlato all'inizio sono, diciamo, potrebbero essere una premessa, ma che dovranno essere sicuramente arricchiti e amalgamati. Questo lo deciderà, cioè se la Russia continuerà e in che misura avere un'influenza su queste regioni e se certi successi, certi processi di integrazione come quelli dell'Unione Eurasiatica, come quelli del patto di Tashkent, eccetera, avranno o no successo, dipende molto dal successo che avrà la Russia nel risolvere i propri problemi. Luigi Marco ci ha parlato, appunto, ha messo l'accento sulla questione economica. Io ti volevo chiedere questo: dal punto di vista culturale e anche politico, che vulnus è per la Russia questo bando, lo dicevi prima a proposito dell'Ucraina, questa specie di bando generalizzato che viene posto all'uso della lingua russa, ormai un po' in tutti i paesi, persino in Armenia, che si è rivolta poi alla Russia per non essere completamente travolta dall'offensiva azera, dopo la, chiamiamola così, rivoluzione di velluto del 2018, c'era stato un limite alle trasmissioni in lingua russa, era stato posto un limite alle trasmissioni in lingua russa. Ecco, tutta questa serie di cose che accade in una serie ormai lunga di paesi, che tipo di ferita infligge alla capacità di soft power della Russia? Beh, grande capacità di penetrazione comunque del pensiero politico russo si riduce, però credo che sia un problema molto più grande per le realtà locali. Credo che sul lungo periodo questo si rivelerà un grosso problema in quei paesi che stanno adottando delle misure illiberali basate su criteri nazionali, su criteri culturali. Adesso faccio un po' fatica a trovare il termine giusto, perché insomma, si parla di etnia, di cultura, di nazione, sono termini un po' complessi da usare, però secondo me i problemi più grandi saranno poi su base locale, perché insomma ci confrontiamo, i confini di questi paesi sono stati stabiliti 100 anni fa, in alcuni casi anche meno, e però insomma, gli incroci, l'origine di questi paesi è molto più complessa, è molto più antica, i confini non rispecchiano mai
raramente rispecchiano una separazione fra un paese e l'altro, ci sono troppe connessioni, interconnessioni, quindi queste sono situazioni che prima o poi finiscono per chiarirsi molte volte in modo non pacifico, per risolversi in maniera non pacifica. Quindi il bando alla lingua russa logora chi lo fa, praticamente. Ma è una misura che magari da un punto di vista politico, elettorale, può portare dei risultati sul breve periodo, adesso, cioè, però sono davvero ragionamenti miopi, perché poi è chiaro che ragionando sui 50 anni, ma anche meno, anche sui 20, secondo me, ci troveremo di fronte a situazioni che saranno insostenibili, ma è sempre stato così, insomma, non si può raggiungere. Ma questo vale in un certo senso anche con la Russia, perché come diceva prima Marco nel suo interessantissimo spunto sulla multinazionalità della Russia, poi anche in Russia ci sono situazioni di voglio dire, in cui stanno emergendo culture, lingue, nazioni che hanno un'identità completamente diversa rispetto alla Russia che immaginiamo noi, e non parlo soltanto della Cecenia o del Daghestan o di quelle situazioni, di quelle realtà che negli ultimi anni hanno affrontato anche un percorso che le ha riportate dentro i confini del politici della Federazione Russa, ma tante realtà nella parte orientale del paese che hanno un'identità fortissima e che vedono un po' anche, secondo me, la Federazione Russa come noi possiamo vedere l'Unione Europea, ecco, come un'unione politica, un corpo politico con quale però a livello identitario hanno poco da spartire, cioè la loro storia in comune con la Russia comincia 70 anni fa, 80 anni fa. Dunque, sono arrivate delle domande e io vedrei di affrontarle. Marco, in Siria elezioni nel 2021, cioè quest'anno, il ruolo della Russia in Siria quale può essere? Abbiamo visto quello che è stato, da adesso in avanti? Ma secondo me nel Mediterraneo, in Russia e in Siria, la Russia ha ottenuto quello che voleva, nel senso che nessuno il ammesso che ci fosse, però diciamo, volendo indovinare nelle mosse dell'amministrazione americana una serie di iniziative fino al cui fine ultimo era escludere la Russia dal Mediterraneo, direi che basta dare un'occhiata agli schieramenti politici odierni nel Mediterraneo per vedere quali esiti ha dato questo tentativo, nel senso che se l'obiettivo era togliere la Russia Sebastopoli per togliergli la possibilità di proiettare la potenza naturale nel Mediterraneo, e metterle in mezzo ai piedi Erdogan per fare in modo che Erdogan eventualmente gli chiudesse gli stretti, e cercare di indebolire anche attraverso i com'è che si chiamavano, i ribelli moderati, sì. Assad, e fare fuori Gheddafi, fra tutti gli altri motivi, anche per evitare che concedesse Bengasi ai russi. So, io raramente si è visto un progetto andare peggio, nel senso che su tutti questi scacchieri direi che la Russia oggi è più presente rispetto a com'era anni fa. E adesso la partita, secondo me, consiste nel come dire, cercare di non farsi coinvolgere troppo in questi scacchieri, cosa che alla Russia finora è riuscita molto bene. Io ad esempio non credo che la partita in Libia sia cruciale per la Russia, ma credo che sia una fish in più da spendere nel caso poi si sia di discutere su altri tavoli. E quindi non farsi coinvolgere troppo e mantenere le posizioni in un contesto in cui l'amministrazione americana nuova promette un irrigidimento una condotta più muscolare nei confronti della Russia, promessa che però io non sono sicuro che riuscirà a mantenere. Luigi, altra domanda che ci è arrivata: è possibile un coinvolgimento della Russia nel cosiddetto Green Deal europeo? Io aggiungo alla
alla domanda il fatto che il governo russo ha appena mandato alla Duma perché venga esaminata la prima legge per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è importante in un paese come la Russia, che è il quarto al mondo per appunto emissioni di gas a effetto serra. Ma è una domanda veramente da specialista, insomma. Onestamente non ho seguito tantissimo il Green Deal europeo, però devo dire che la tendenza russa mi sembra un po' in questo momento quella a prendere un po' le distanze, no? Dalle misure che vengono, dalle linee politiche che vengono adottate in Europa, al punto che avrete sicuramente affrontato questo tema quando io nella vacazio, insomma, Lavrov ha detto apertamente che i rapporti con l'Unione Europea si possono anche interrompere. Questo non significa interrompere poi i rapporti con i singoli paesi, ma con l'Unione Europea. Il Green Deal europeo, essendo un po', mi sembra di capire, un po' il manifesto che dovrebbe guidare le decisioni, non solo in campo ambientale, ma soprattutto in campo economico dell'Unione Europea nei prossimi anni, ecco, mi sembra che la vedo difficile ora come ora l'adesione della Russia a un manifesto europeo, ora come ora, però poi, sai, la diplomazia russa è anche molto molto flessibile, quindi sì, si passa da dichiarare, essere sul punto di dichiarare guerra alla Turchia al promuoverlo come migliore partner nel Medio Oriente, quindi insomma ci sono anche i margini per ricondurre tutto sotto uno aspetto che, però insomma mi pare che la Russia dal punto di vista politico voglia seguire una sua linea, questo mi sembra abbastanza chiaro. Senti, invece dal punto di vista interno alla Russia, la sensibilità ambientale va crescendo, perché ci sono state anche, parlavamo di manifestazioni prima, ci sono state anche manifestazioni importanti, significative o comunque molto visibili, proprio in difesa del Baikal e di altri luoghi minacciati da industrializzazione. Questo è un aspetto, secondo me, hai fatto bene. Cioè, hai sollevato una questione, secondo me, molto importante, perché poi guardate che se andate a vedere, cioè, la sensibilità ambientale in questi paesi qua ha sempre poi se voi andate a vedere i primi movimenti indipendentisti, insomma, antisovietici, diciamo, in Ucraina, nei paesi baltici, erano tutti legati al pensiero ambientalista. Io stesso, quando 4-5 anni fa ero in Donbass e parlavo con quelli che lì, tra l'altro loro all'epoca non se la passavano bene, che erano di Pravi Sektor, di questi movimenti di estrema destra, Ucraina, Kharkiv, in queste città qui, quelli più grandicelli, quelli che avevano 40-50 anni, venivano tutti da movimenti ambientalisti, movimenti che negli anni 80-90 contestavano comunque il potere sovietico, l'autorità sovietica, partendo da istanze ambientaliste, da proteste per discariche centrali. Chernobyl è stata una fortissima palestra politica da un certo punto di vista per questa classe, quella che poi sarebbe diventata la classe dirigente anche dell'Ucraina. Stessa cosa nei paesi baltici e in Russia. Oggi c'è una fortissima sensibilità ambientale che è anche collegata alla rinascita di un sentimento, di un pensiero religioso che non è ortodosso, ma è primitivo, è più legato a diciamo correnti del pensiero tradizionale, sia nella parte, tra virgolette, sempre slava del paese, no? Sia nella parte invece alla quale faceva riferimento prima Marco, quella turcofona, fra virgolette. Quindi in Siberia, per una regione che conosco abbastanza bene, Yakutia, c'è un fortissimo interesse per i temi ambientali, c'è una fortissima riscoperta delle posizioni ambientaliste a livello sia culturale sia politico. È una tendenza davvero, davvero forte nella Russia di oggi, e che ha questo versante qui anche un po' religioso, tradizionale, che la rende, insomma, ne fa un fattore che potrebbe diventare permanente nella situazione, nel panorama russo. Ok, Marco, un'altra domanda che ci è arrivata è questa. Noi sappiamo che il quadro del confronto Russia-NATO è piuttosto teso, insomma
è inutile ripercorrere gli eventi di questi anni, però sappiamo che c'è un riarmo, c'è, insomma, ci sono tensioni crescenti. La domanda è, ma non è che potrebbe venire proprio dai militari una ripresa di quel dialogo che dal punto di vista della diplomazia sembra invece in ribasso? Ma dunque, diciamo, io ho letto, ne accennavo nei nostri discorsi i giorni scorsi, ho letto un documento abbastanza che mi ha sorpreso, devo dire. La NATO produce una serie di rapporti regionali e è uscito recentemente quello relativo al 2021 per la Russia. Mi ha sorpreso in questi termini, nel senso che, a parte la solita retorica che siamo abituati a leggere in questi documenti, però per la prima volta vedo, soprattutto questo rapporto creava una serie di scenari possibili fino al 2040. E praticamente, come prima cosa, era scritto in maniera proprio chiara, nero su bianco, che le sanzioni, l'effetto delle sanzioni era quello di sostenere, loro dicono, il regime, cioè di sostenere il corso politico. Il che è scritto da un documento NATO, lo trovo interessante, cioè perché loro dicono i russi sono conservatori, le nuove generazioni sono anch'esse in maggioranza conservatrici e quindi se noi mettiamo le sanzioni al posto di ottenere un Putin folgorato sulla via di Damasco che restituisce la Crimea, scenario di per sé abbastanza implausibile, otteniamo che l'economia stenta e il sistema deve arroccarsi e quindi produrre delle chiusure sotto il profilo del dialogo con la società e deve appoggiarsi sempre di più all'est. Quindi sostanzialmente, diciamo, io per la prima volta vedo scritto su un documento della NATO una cosa di questo genere, onestamente. Sarà il fatto che adesso non c'è più Trump e si può dire, insomma, ecco, probabilmente. Ora, se queste prese di atto poi possono essere trasmesse in qualche modo, va anche detto una cosa, che in Siria, in altri scacchieri, il dialogo tecnico fra i vertici dell'esercito russo e i vertici dell'Alleanza Atlantica è sempre continuato e i tecnici si sono sempre rapportati per evitare che succedessero degli incidenti non voluti dai politici. Poi però questo, diciamo, è come dire, ha sicuramente un ruolo di facilitazione. È sicuramente utile il fatto che si identifichi che determinate azioni possono produrre, e secondo me è anche molto intuitivo, che producono degli effetti opposti a quelli che dicono di volere ottenere. Sicuramente questa retorica di confronto frontale ha l'effetto di consolidare il corso politico attuale. Sicuramente episodi come questo di Navalny avranno effetto non di accelerare la dipartita di Putin, nel senso l'uscita di scena di Putin, ma eventualmente di costringerlo a restare al potere ancora oltre al 2024. Quindi sostanzialmente è utile il fatto che in alcuni ambienti si segnali questo, gli evidenti limiti di una certa retorica, però poi bisogna in seguito che la politica ne prenda atto, e bisogna che la politica ne prenda atto prima che invece in cabina di regia dall'altra parte si facciano delle scelte strategiche definitive, nel senso che nel momento in cui Novatek, facendosi un baffo di Pompeo che diceva che lui avrebbe sanzionato tutto il sanzionabile e quindi non sarebbe mai riuscita la Russia a costruire un polo di esportazione del GNL, dal momento in cui Novatek riesce a costruire in pochissimi anni una serie di strutture nell'estremo nord per il prelievo del gas, di metterne in cantiere delle altre insieme a con Total, di creare la flotta di rompighiaccio che sono necessarie per portare poi questo GNL dalle altre parti e in particolare dove? Una rotta sicura verso la Cina, cioè la Cina ottiene non solo il Power of Siberia 1 e 2, nessuno ti viene a fare delle questioni sul fatto se è giusto o non giusto, sanzioni o non sanzioni, ma anche una rotta preferenziale
minerale per ottenere del gas liquido. Una volta che poi uno ha creato quelle infrastrutture, che sono proprio le infrastrutture, sono proprio quello che stanno tenendo ancora ancorata la Russia all'Europa. Ma una volta che uno ha creato le infrastrutture alternative, la partita è fatta, il gioco è andato. E quindi abbiamo ben voglia di ripeterci che tanto i russi sono europei, alla fine sceglieranno noi. Non è così. Già nella storia una cosa che mi piace ricordare è che Alexander Nevsky, il famoso Alexander Nevsky, era un ufficiale dell'impero mongolo, cioè lui poté scegliere fra la crociata contro i mongoli proposta da Papa Innocenzo IV e invece sottomettersi all'impero mongolo e resistere alla crociata degli svedesi e dei cavalieri teutonici, e scelse questa seconda cosa, e da ufficiale dell'impero mongolo impose a Novgorod gli esattori mongoli, espulse il fratello e il figlio che dovettero rifugiarsi in Svezia, e lui ritenne, io credo giustamente, e anche il metropolita Cirillo II ritenne che essere soggetti ai mongoli non fosse una minaccia esistenziale, perché i mongoli ti chiedevano il tributo ma non ti chiedevano di abiurare e di medesimarti e di accettare certi parametri che invece i crociati ti imponevano, perché dovevi comunque riconoscere la primazia papale. Ecco, allora diciamo, prendendo spunto e suggestione da tutto questo e portandolo ad oggi, è chiaro, loro sono intuitivamente più affini a noi, ma ci sono le infrastrutture che ancora li tengono legati, volenti o nolenti, a noi. Ma questo è un vantaggio che è solo temporaneo. Io intanto ringrazio Marco Bordoni, creatore e animatore del canale Telegram La Mia Russia. Ho un'ultima cosa da chiedere a Luigi De Biase prima di chiudere questa conversazione interessantissima, ma anche un formato lunghetta, che è questa. Marco, citando il rapporto NATO, ha detto dei giovani che i giovani russi, cioè che il rapporto NATO dice che i giovani russi sono in realtà piuttosto conservatori. Ecco, come lo conciliamo con quello che si diceva prima? Cioè, intanto confermi, uno, e due, come lo conciliamo, cioè abitudini diciamo tanto social e tanto conservatorismo contemporaneamente? Ah, è anche una questione, secondo me, terminologica, no? Perché spesso si identifica si identificano certi stili di vita con pensiero liberale, però poi, insomma, questo termine liberale è una roba strana. Innanzitutto, quando parliamo di russi, insomma, dobbiamo tenere conto del fatto, come dicevamo prima, che la società è plurinazionale, quindi è composta da tale. Quindi giovane russo può voler dire il giovane ceceno come il giovane moscovita, quindi sono due mondi completamente diversi. Io quello che posso dire è che, cioè, la cosa che a me, che io ho notato, è che non è che poi uno, quando insomma, anche un atteggiamento che noi potremmo definire liberale, ovvero di acquisizione, di comprensione del stile di vita occidentale, non è che quello automaticamente lo porta a essere antirusso, cioè difficilmente il russo non è patriottico, anche se ha uno stile di vita occidentale e liberale. Quindi queste sono due cose da evidenziare e da tenere separate. Tant'è che a me una delle cose che ha colpito molto, di cui poi parlavamo anche nei giorni scorsi, è questa. Nel 2011 c'è una fortissima ondata di proteste, di malcontento, che coinvolge soprattutto giovani a Mosca, a San Pietroburgo, e persone che mai e prima di allora avevano partecipato attivamente alla vita politica russa, quindi persone che non potevano essere identificate come... Allora, per sistemare le cose, il Cremlino sostanzialmente mette in atto due operazioni. La prima è una grandissima operazione di modernizzazione dei grandi centri, delle grandi città russe. Mosca in 10 anni ha cambiato completamente aspetto. Io l'ho vissuta proprio perché io ho cominciato ad andare in Russia in quegli anni lì, quindi ho proprio visto cambiare completamente. San Pietroburgo lo stesso, Ekaterinburgo lo stesso. Quindi grandi città russe che si modernizzano, diventano insomma come grandi città europee, come grandi città americane. Dall'altra, ricorso a politiche chiaramente conservatrici, cioè, e tutte e due le misure hanno avuto un effetto positivo, ovvero hanno incontrato il gradimento della società e anche delle classi urbane, voglio dire, no? Delle giovani classi urbane. L'ingresso della Crimea nella
Federazione Russa, insomma l'integrazione della Crimea nella Federazione Russa, non è che abbia incontrato tutta questa protesta negli ambienti liberali. E certo c'è stato qualcuno che ha detto no, questo non va bene, però se andate anche al simbolo di oggi di quello che è il liberismo russo, che sarebbe insomma il pensiero greco, sarebbe Navalny, non è che lui ti dice la Crimea no, la dobbiamo restituire. Quindi quelle due cose lì sono un po' da tenere, sono un po' da analizzare bene, da tenere se vogliamo separate. Uno può avere lo stile di vita completamente occidentale, se vogliamo utilizzare il termine liberale, però comunque rimane un russo nelle questioni di politica internazionale, rimarrà, non c'è niente da fare, ma è logico che sia così, è normale che sia così, manterrà comunque una visione delle cose che possiamo dire essere patriottica, ma è chiaramente quello è russo, la pensa come, chiaramente non può volere il male del proprio paese. Io la vedo in questo modo sostanzialmente, anzi mi sembra anche un po', come dire, insomma un po' ingenuo fare confusione con i due termini, pensare che portando un individuo ad assumere determinate posizioni politiche allo stesso modo questa possa abbandonare l'amor di patria o comunque la propria identità anche culturale, la propria identità nazionale. Questa mi sembra una roba abbastanza strana, obiettivamente. Ok, io ringrazio entrambi, Luigi De Biase che ha appena terminato di parlare, giornalista di TV, carta stampata, internet, eccetera, eccetera, Marco Bordoni che ho già ringraziato prima, e ringrazio tutti quelli che sono stati all'ascolto di questo evento Sottosopra e Osservatorio Globalizzazione. Alla prossima, grazie a tutti e grazie ai due graditissimi e interessantissimi ospiti. Arrivederci a tutti. Ciao. Grazie.